discutere del progetto più ampio, forse, però su questa base millennials è fondamentale. Adesso chiamiamo millennials, chiamiamo nativi europei, ma il senso è lo stesso, cioè l'idea di Siena, di Santa Chiara, che diventa un posto dove avete visto, insomma, che qui si creano dei percorsi di avanguardia per poter intercettare quello che è il mondo che sta fuori, sostanzialmente prepararsi. Abbiamo bisogno che questi ragazzi, sia fra, come dire, ragazzi del territorio, ragazzi italiani, ma anche i loro coetanei europei, trovino qui un luogo dove capiscono il senso di comunità aggiornato, nel senso che come dire, loro possono, interagendo fra di loro, sviluppare per loro stessi e in generale per, come dire, per la comunità più allargata, delle soluzioni che siano soluzioni di società, alla fine nuove, perché ovviamente abbiamo bisogno come paese e come Europa di aggiornare i modelli che abbiamo e che conosciamo. E quindi l'idea è che sicuramente si formano per fare analisi aziendali sulle banche dati che avete visto, diventano meglio connessi con l'avanguardia tecnologica nelle aziende, però si devono pure interrogare su dove sta andando l'Europa a un certo punto, perché altrimenti rischiamo che discutiamo fra Berlino, Milano, Londra e poi scopriamo che nessuno investe sull'innovazione nei prossimi 15 anni in Europa. E quindi, come dire, come andiamo a nutrire queste radici? E allora l'idea all'interno di questo schema qui è quello di fare in modo, come dire, che con questa scusa, che non è una scusa, Siena e il Santa Chiara Labs diventa un luogo di attrazione anche per tanti giovani che stanno fuori, che sicuramente se devono fare una start-up o devono inventarsi una cosa possono decidere se andare a Berlino o a Siena, mi verrebbe da dire nel breve periodo continueranno anche ad andare a Berlino, ma a Siena trovano una cosa che a Berlino non c'è, e cioè che loro, oltre a farsi il loro percorso di start-up, ragionano insieme agli altri su come la dimensione dell'innovazione è cruciale per tutto il quadro più complessivo che c'è. Quindi questo diventa un fattore di attrazione per questo centro che sta nascendo adesso, ma allo stesso tempo diventa un luogo dove da Siena si può fare un ragionamento europeo direttamente. Questo è uno dei pezzi e degli assi centrali per cui, come dire, il Ministero vede un valore aggiunto che va decisamente oltre l'Università di Siena e decisamente oltre la Toscana, per essere chiari, e decisamente oltre l'Italia. Quindi, come dire, è uno dei pezzi su cui noi vediamo che c'è maggiore valore aggiunto per poter intervenire anche come Ministero per aiutare il Rettore e tutti quelli che stanno lavorando qui a scalare questo progetto fuori dalla città. Insomma, questa è un po' la sintesi. È chiaro che questo meccanismo qui va collegato con quello che sta succedendo in Europa, no? E quindi il ragionamento di fondo è non solo l'innovazione, non solo i millennials, appunto, se li deliniamo in chiave di nativi europei, alla fine sono quella generazione di ragazzi che sono nati con la cittadinanza europea, no? Già nascendoci, non acquisendola, perché a un certo punto a 15, 16 o 35 anni è arrivato Maastricht e ce l'hanno avuta. Questa roba qui deve servire a creare innanzitutto consapevolezza. Bisogna creare consapevolezza sul fatto che il mondo del lavoro è cambiato, sul fatto che l'università ha una missione parzialmente diversa rispetto a quella che aveva nel 1240 probabilmente, e che, insomma, c'è stata qualche evoluzione in questi 800 anni. Allora, nel momento in cui creiamo consapevolezza sul ruolo di una missione, dell'università, su come funziona il mondo del lavoro e tutto, è importante trasferirgli subito questo senso di consapevolezza sull'Europa, perché altrimenti, come dire, noi ci ricordiamo quando avevamo i passaporti o comunque le carte d'identità, e oggi, come dire, che scricchiola un po' tutto, se non investiamo su una generazione, parliamo tanto della generazione degli Erasmus, ma pure gli Erasmus invecchiano, quindi dobbiamo investire sulla generazione un po' più giovane, che è ancora più fluida, ancora più dinamica, e può agganciare la dimensione occupazionale, la dimensione lavoro, con la dimensione più sociale, di comunità, secondo me. Bene, ottimo.